Eccoci, direi che siamo live. Bene, buonasera e benvenuti a tutti a questo nuovo appuntamento di Nipop, Waiting for Nipop 2021 Noir. Come tutti gli anni abbiamo organizzato un ciclo di appuntamenti nell'attesa del nostro Festival Nipop, che anche quest'anno, come già stato nel 2020, si terrà online, vista appunto la situazione che ancora non consente eventi dal vivo, e quindi anche questa serie di appuntamenti dedicati al Waiting for Nipop appunto si svolge in modalità streaming, come sempre organizzato in collaborazione con il nucleo di ricerca Power to the Pop, Osservatorio sulle culture pop contemporanee. Nipop quest'anno continuerà, diciamo, il filo conduttore dell'edizione dell'anno scorso, quindi una riscoperta del boom delle culture pop degli anni 70, 80, 90, ma per questo ciclo di Waiting for Nipop abbiamo scelto un tema particolare, appunto, che è il noir, un genere che riscuote tantissimo successo da sempre, che negli ultimi anni ha visto peraltro un nuovo boom e ci sembrava quindi perfetto per esplorare, come al solito, le intersezioni fra culture diverse. E parleremo infatti di mondo anglo-americano, parleremo di Giappone, parleremo di America Latina e questa sera con il primo appuntamento siamo qui con Gino Scatasta. Che ci parlerà del noir dall'Inghilterra agli USA, cartografie appunto del noir. Lascio quindi la parola a Gino e lo ringrazio tantissimo per essere con noi e naturalmente ringrazio tantissimo le persone che ci stanno seguendo. Grazie a tutti. Continua questa sensazione strana davanti allo schermo, non sai mai chi c'è dall'altra parte. Comunque, il titolo ovviamente non è esatto, nel senso che dagli USA dovrebbe essere teoricamente dagli USA all'Inghilterra, ma in realtà lo vedremo che perché il noir nasce in America. Però in realtà non è proprio così, è un po' la situazione è un po' più complicata. Il noir è una di quelle cose che tutti sanno cosa significa. Se noi vediamo un film, diciamo un film noir, lo capiamo che è un film noir, ma in realtà non, se ci dovessero chiedere di spiegare perché quel film è noir o quel racconto è noir, in che rapporti sta con l'hardboiled, per esempio, è un po' più complicato. Allora, mentre io preparavo questa cosa che doveva essere inizialmente, come diceva Paola prima, no? Su come delle cose simili si spostano da una cultura all'altra e cosa succede nel passaggio, come si trasformano, se si trasformano, la stessa cosa in un contesto significa, ha un significato, se cambia di contesto assume un significato completamente diverso, eccetera. Capivo che c'era una cosa che mancava, cioè quello che mancava era proprio una definizione in partenza di alcune coordinate, che sono poi quelle del noir americano. Il noir nasce in America, anche se vedremo che non è proprio così, però nasce sostanzialmente in America. E nasce in America confondendosi con qualcosa che già c'era prima. Per cui in questa prima parte, questo primo incontro della serie, io parlerò della nascita del noir in America molto rapidamente, vedrò come si sposta in Europa, prima rapidamente in Francia, ma proprio perché mi serve un momento di passaggio, perché c'è questa fase nel 43 di passaggio, e poi approderemo in Inghilterra e che significato ha il noir in Inghilterra e come ci sia sempre stato anche da prima dell'esplosione del noir in America. Quindi in questo senso è giustificato il titolo dall'Inghilterra agli USA, anche se da un punto di vista puramente cronologico sarebbe dagli USA all'Inghilterra. Io ho un sacco di immagini da farvi vedere perché ovviamente quando pensiamo al noir pensiamo al cinema noir, anche se esiste e mi soffermerò anche sulla narrativa noir, però tutti quanti abbiamo in mente il cinema, ma soprattutto quello che è bellissimo del noir, la parte più bella, e oggi ho fatto una selezione, sono le copertine dei libri. Le copertine dei libri noir sono di una bellezza eccezionale, a volte non serve neanche leggere il libro, perché c'è tutto già nella copertina del libro. Se io parlo di Femme Fatale, che è un personaggio fondamentale del noir americano e inglese, è inutile che vi dico cos'è, basta guardare le copertine che vi faccio vedere e capite esattamente di che cosa stiamo parlando.
Vogliamo condividere lo schermo, condividere il PowerPoint, sì. Come farò ad andare avanti a questo punto io? Tu lo stai condividendo dal tuo schermo, lo devi muovere sul tuo schermo. Bene, allora, vediamo se ci riesco. Devi impostare come hai fatto prima quando abbiamo fatto la prova, devi impostare la presentazione e poi vai avanti normalmente. Bene, chissà come ho fatto. Ah sì, ho capito, mi sono ricordato come ho fatto prima. Benissimo, allora. Qui. No. Ci siamo? Perfetto, perfetto. Allora, questo è il titolo e non... Vediamo come nasce l'America. Innanzitutto facciamo una presentazione breve, puramente accademica. Ci sono tre elementi che permettono la nascita del noir in Inghilterra, fra gli anni 20 e gli anni 30. Parliamo, il periodo è quello, cominciamo dagli anni 20, diciamo, che si inizia a parlare di noir in Inghilterra, in America negli anni 20. Il primo elemento è il proibizionismo. Il proibizionismo è il periodo fra il 20 e il 33 in cui negli USA venne sancito il bando sulla fabbricazione, sulla vendita, sull'importazione e sul trasporto di alcol. Sappiamo che fu un fallimento totale, servì ad arricchire, come capita molto spesso con il proibizionismo, ad arricchire la malavita, sostanzialmente, ma ebbe un'altra conseguenza ulteriore, portò a una sorta di illegalità di massa. Tutti quanti bevevano, c'era una percentuale altissima di gente che non avvertiva ovviamente il fatto di consumare alcol come un elemento illegale. Di conseguenza, con questo fatto contribuì a creare un confine sempre più labile fra quello che era la legalità e quello che era l'illegalità. Comportamenti, appunto, bere l'alcol, consumare alcol, oltre ad arricchire la malavita, ma in questo caso non ci interessa, diede una percezione in generale di una confine sempre più labile. Quello che era legale poteva essere infranto. E questo è un primo elemento che va a contribuire alla creazione di un'atmosfera noir. Il secondo è il cambiamento della condizione femminile dopo la guerra. Vedremo come i due personaggi principali, quantomeno del noir e della hard-boiled fiction in America, sono il detective e la donna fatale. Per quanto riguarda la donna fatale, in particolare, ci sono dei cambiamenti importantissimi nella condizione femminile dopo la guerra. Nella Prima Guerra Mondiale, che finisce nel 1918, moltissime donne cominciano a lavorare. Cominciano a lavorare e acquisiscono un'indipendenza che alla fine della guerra, alla quale alla fine della guerra non vogliono rinunciare. Infatti nel gennaio del 18 viene concesso il diritto di voto a tutte le donne negli Stati Uniti. È un momento da un punto di vista simbolico estremamente importante. E c'è anche un cambiamento però nei costumi. Negli anni 20 c'è un nuovo modello di donna che dilaga negli Stati Uniti, la cosiddetta Flapper Girl, che abbandona gli abiti ottocenteschi, quelli un po' vittoriani, tipici della borghesia della sorpresa del tempo, e comincia a indossare abiti corti, frange, collane di perle, fuma in pubblico, ha queste enormi piume, quindi c'è tutto un atteggiamento diverso rispetto nell'abbigliamento, che poi comporta anche anche un cambiamento della morale sessuale. Tutto questo ovviamente mette in crisi i concetti di mascolinità e di virilità che invece erano propri dell'uomo medio americano, che venivano un po' da questi modelli del cowboy, questi modelli dell'individualista americano che si fa fortuna da sé e che però è sempre molto cinico, molto anche al limite della misoginia. Il terzo elemento importante è la crisi, la grande crisi economica del 29 e la grande depressione che ne consegue per tutti gli anni 30, il che comporta ovviamente un impoverimento, una sempre maggiore distanza fra ricchi e poveri, ma soprattutto un generale impoverimento della società americana, un senso generale di insicurezza e di preoccupazione per il futuro. Sono due elementi, certamente, sono tre elementi che vanno a creare l'atmosfera per il noir. Facciamo un salto verso quello che invece adesso la cosiddetta hard-boiled fiction, cioè la narrativa detective story hard-boiled. I due nomi più importanti sono in questo caso quello di Dashiell Hammett e di Raymond Chandler. In realtà ho scoperto oggi proprio che c'è un altro autore, John Daly Carroll, che è il primo che scrive un racconto che si ascrive a questa categoria dell'hard-boiled e siamo nel dicembre del 22. Però in realtà i due autori appunto che maggiormente si
inseriscono in questo contesto della scuola Hard Boiled sono appunto Dasha Lammett e Raymond Chandler. Qui avete le date, non è vero che Chandler nasce nel 1988, nasce nel 1898, c'è un errore, però vedete che la maggior parte dei romanzi che scrive Ammett vanno dal 1923, sono racconti, fino al 1934, poi non scrive più niente, mentre Chandler comincia a scrivere 10 anni dopo, nel 1939, e va avanti fino agli anni 50, morirà nel 59. Ammett, nonostante sia vissuto più a lungo di Chandler, in realtà smette di scrivere romanzi, comincia a scrivere dei fumetti, scrive delle sceneggiature, poi è coinvolto nella caccia alle streghe contro il comunismo negli anni 50, per cui è alcolizzato, insomma ha una vita, ma smette completamente di scrivere dopo questi successi. Questo è il nostro Dasha Lammett, il primo, è quello a cui viene considerato il padre dell'Hard Boiled. E questi sono, questo è il suo, la copertina, scusate, la locandina del suo film più famoso, il film più famoso tratto dai romanzi, il cosiddetto Falcone Maltese. In realtà il Falcone Maltese è un errore, è il Falco Maltese, però viene tradotto in italiano sia il film sia il romanzo come Falcone, perché Falcon viene tradotto con Falcone. Vedete che protagonista maschile, il detective, è Humphrey Bogart, che è un po' un'icona della Hard Boys School. Ci sono però anche altri film, altri romanzi di Ammett che diventano film. Questi sono le copertine, vedete, The Glass Key, che è del 42, che è un film noir a tutti gli effetti. Poi ci sono The Tin Man, l'uomo ombra in italiano, che invece trasforma un po' questo personaggio di Ammett, lo fa diventare una specie di commedia sofisticata, e poi c'era un precedente Glass Key, precedente del 35. Questo invece è il nostro Raymond Chandler. Raymond Chandler è l'altro nome, quello che viene fuori nel 39 con i suoi romanzi, e questo appunto è il film più famoso tratto da un suo romanzo, che è del 46, dopo la guerra, ancora una volta Humphrey Bogart, in questo caso col suo detective che è Philip Marlowe. Questi sono altri film tratti sempre dalle opere di Chandler. Questo qui tratto da Farewell My Lovely, che si chiama Murder My Sweet, e poi c'è un altro sempre tratto da Farewell My Lovely, Addio Mia Amata in italiano, che diventa The Falcon Takes Over, per un po' sfruttare il successo del Falcone Maltese. Tornando un attimo indietro, vi faccio notare appunto, non è un caso che abbia messo prima i romanzi e poi subito dopo i film, perché sono romanzi che hanno un grandissimo successo e subito viene tratto, nel giro di pochi anni viene tratto un film, vengono adattati questi romanzi e diventano film. Humphrey Bogart, che compare sia in Sam Spade, che è il protagonista detective del Falco Maltese, sia in The Big Sleep, qui il grande sonno, vedete che è un personaggio che compare come icona in entrambi, diventa un po' un'icona. E anche in generale, nel grosso pubblico, Ammett, Chandler, Sam Spade e Philip Marlowe vengono un po' confusi. Però quello che è interessante è questo passaggio molto rapido dal romanzo al film, che avviene appunto per gran parte delle opere di questi autori. Cosa distingue il romanzo Hard Boiled da quello dal detective, dalla storia normale di detective? C'è questa citazione di Žižek che dice è del tutto fuorviante localizzare la differenza fra il detective classico e quello Hard Boiled come quello dell'intellettuale verso quello che invece fa attività fisica. Cioè il detective alla Sherlock Holmes, il detective di Agatha Christie è un detective intellettuale, ragiona, mette in funzione le cellule del suo cervello per arrivare alla soluzione di un caso. Il detective invece americano, quello Hard Boiled, è un detective che agisce. Ecco, secondo questa versione invece di Žižek, no, non è proprio così, non è solo questo. La rottura reale consiste nel fatto che da un punto di vista esistenziale il detective classico non è affatto coinvolto. Sherlock Holmes non è coinvolto nella vicenda che deve risolvere. I personaggi che devono risolvere i misteri della camera chiusa, quei vari misteri che affascinavano tanto i lettori dei primi decenni del Novecento, in realtà per loro era un gioco intellettuale, non erano coinvolti nel caso.
Il detective Art Boyle, al contrario, è coinvolto fin dall'inizio, catturato in questa sorta di circuito. Il coinvolgimento definisce la sua situazione del tutto soggettiva. Quindi è una persona che è estremamente coinvolta in quello che sta facendo. Non è mai un gioco intellettuale per lui quello che è il caso da risolvere, ma è qualcosa che lo coinvolge fisicamente, ma anche emotivamente. Ma non siamo ancora nel noir, perché l'Arbol's Story, la storia del detective, è solamente un antefatto, un precursore di quello che sarà il noir. Perché questo è uno studioso del noir, in un suo saggio che dice noir fiction è sui about losers, cioè parla di sfigati, non di detective, dice appunto che la narrativa noir ha le sue origini proprio nelle storie dei detective che furono essenzialmente create da Chalamet nelle pagine della rivista Black Mask negli anni 20. Sono storie di gente tosta, di signorine che mentono, di violenza, di tradimenti, di assassini e di progetti più o meno nefasti. Ma, e in questo la storia del detective privato si separa dal noir, c'è anche un personaggio che è un centro morale, un personaggio con una, come dire, esistenzialmente è un personaggio che ha una sua etica. Sam Spade, il protagonista di Hammett, sapeva che quando qualcuno uccide il tuo partner, tu devi fare qualcosa e devi vendicarlo. Raymond Chandler, la cui splendida prosa illumina i suoi romanzi e le sue storie, paragonava il suo detective privato a un cavaliere, descrivendolo come qualcuno che cammina, percorre strade squallide, ma che egli stesso non è squallido né meschino. Questa è la differenza di fondo. Cioè, i personaggi dell'Art Boyle sono dei personaggi un po' degradati, un po', certo, un po' che hanno a che fare con della gentaglia, però in qualche modo hanno una morale che loro rispettano, sanno distinguere il bene dal male, sanno distinguere quello che è giusto da quello che è sbagliato. Invece, il noir, no. Nel noir non c'è questa distinzione. Il noir, lo sviluppo del noir, questo è un altro storico del noir, nasce dal genere hard boiled, ma si focalizza molto meno sui detective, sui poliziotti, sui giornalisti ed altri che risolvono i crimini. Il primo principale, lavoro principale che rompe con la tradizione del detective è il romanzo Little Caesar, Piccolo Cesare, di W.R. Barnett del 29. Questo romanzo parla dell'ascesa, della caduta di un gangster che si chiama Cesare Bandello, ovviamente di origine italiana, meglio noto come Enrico. Subito dopo, qualche anno dopo, c'è il secondo passaggio, James Cain. James Cain è un autore americano, oggi considerato canonico, che nel 1934 fa uscire un romanzo che si chiama The Postman Always Rings Twice, Il postino suona sempre due volte. In quest'opera un elemento centrale è quello sessuale. C'è un coinvolgimento sessuale fortissimo, cioè si parla di sesso in modo molto esplicito per i tempi, ed è il secondo elemento che contribuisce al noir. Cioè il noir sposta l'attenzione dal detective, da una parte, al gangster, al personaggio, come dire, negativo, all'antieroe. E dall'altra invece accentua un aspetto che è presente nell'Art Boys School, ma non così forte, e cioè la forza della sessualità. Questo è Barnett, che spiega esattamente la differenza fra come funziona il passaggio verso il noir. Il romanzo, questo nell'introduzione che scrive nel 57 a una riedizione del suo romanzo del Little Caesar, Barnett dice che il romanzo doveva essere l'immagine del mondo visto con gli occhi di un gangster. Tutti i sentimenti convenzionali, i desideri, le speranze andavano rigorosamente esclusi. E inoltre il libro andava scritto in uno stile adatto al momento, cioè nell'idioma del gangster di Chicago. Buttai a mare tutto quel che era noto fino a quel momento come letteratura, dichiarai guerra agli aggettivi, abolì le descrizioni, cercai di raccontare la storia soltanto per mezzo della narrazione e del dialogo, in modo che fosse l'azione a parlare. Bocciai anche la psicologia e cercai con tutte le mie forze di eliminare me stesso e le mie opinioni. Questo è quello che fa Barnett, fa una prima versione del Little Caesar, poi decide di cambiare tutto, toglie gli aggettivi, toglie le descrizioni, dialogo, moltissimo dialogo, moltissima narrazione, ma pochissime descrizioni, azione e niente psicologia. Questo è il nostro Barnett, un duro. Hanno tutti i baffi, c'è una caratteristica, era quella del baffo. Questo è il Little Caesar, che nel 31, 29 il romanzo, nel 31 diventa un film con Edward G. Robinson, che è questo qui.
James Cain è quello del postino suona sempre due volte, anche il postino suona sempre due volte, ha immediatamente, no, non immediatamente, ha una, viene adattato poco dopo. Infatti nel 43 esce un'edizione, negli anni 30 esce un'edizione francese, un film francese. Il 43 è Visconti, Luchino Visconti, che ambienta la storia di Ancona e scrive... In Ascoli. No, vicino a Ascoli, dalle parti di Ascoli. No, non mi ricordo se è tutta ad Ancona, comunque sono delle parti girate ad Ancona, e Ossessione si chiama, e trasporta la vicenda in un contesto che non è affatto quello della rurale americano, ma diventa invece italiano. Nel 46 esce invece il più famoso, il postino suona sempre due volte, con Lana Turner, modello della donna fatale, e poi nell'81 uscirà il più famoso per, insomma, Jack Nicholson e Jessica Lange, con una scena particolarmente erotica che fece scandalo ai tempi, ma che non è assolutamente scandaloso. Abbiamo visto appunto questo, tenete conto, appunto, un esempio è, ci sono anche altri, un'altra opera di Double Indemnity di Cain, che diventa La fiamma del peccato con Barbara Stanwyck, diventa un film poco dopo, ce ne sono tanti altri. Non sempre la donna fatale è una donna bella, a volte Barbara Stanwyck in La fiamma del peccato, ad esempio, non è bellissima ed ha anche delle pantofoline con delle piume terrificanti, nonostante questo è una donna fatale. La donna fatale non è necessariamente bella, ha però qualcosa che affascina e strega l'uomo, e che perde la testa per lei, perde la testa di fronte alla sua, perde la sua virilità, in qualche modo perde la sua mascolinità. Abbiamo visto questo stretto contatto fra noir, hardboiled, che è un po' il precursore, e il cinema. Ora, il problema è questo, che il film noir non è, come scrive Tuttle, la controparte cinematografica del romanzo nero o della fiction noir. Il concetto di film noir si è sviluppato in modo indipendente ed ha solo una relazione indiretta con il romanzo noir. Un critico cinematografico, Raymond Durnier, francese, notate questa prevalenza del francese, anche noir è un termine francese, ha sottolineato, e molti hanno seguito, che il film noir non è un genere, ma è uno stile cinematografico che usa degli effetti di chiaroscuro, come il black, come il bianco e nero, per creare un'atmosfera oscura e nichilista. Il termine film noir, questa è Wikipedia, è francese per black film o film oscuro, è stato applicato per la prima volta ai film hollywoodiani da un critico francese, Nino Frank, nel 1946. Ora, il problema, appunto, è che è una categoria che è stata scoperta a posteriori. Cioè, già gran parte dei film noir c'erano già negli anni 30, negli anni 40, l'abbiamo visto. Quindi è stato dopo che si è cominciato a parlare di film noir. Stati francesi che hanno scoperto questa caratteristica. Ai tempi in cui uscivano quei film che abbiamo visto sopra, nessuno parlava di film noir, non erano classificati come tali. C'è quindi molta confusione, e c'è anche un cambiamento a livello pubblicazioni. Spessissimo, per esempio, il noir si collega ai cosiddetti pulp magazine. Questo è dovuto un po' al successo di Pulp Fiction di Tarantino, che ha rilanciato un po' questa moda degli scrittori pulp. Ora, secondo Wikipedia, possiamo fidarci in questo caso, le riviste pulp erano delle riviste poco costose in cui comparivano racconti o romanzi a puntate, pubblicate dalla fine degli anni dell'Ottocento fino agli anni 50, alla fine degli anni 50. Il termine pulp deriva dalla carta su cui venivano stampati, che era una carta di bassa lega. In contrasto, riviste stampate su carta di miglior qualità venivano chiamate glossic o sleeks, mentre invece appunto i pulp erano queste, e per di più erano sempre delle copertine molto significative. Questo per esempio è uno spice mystery, è una storia di solito che avevano a che fare con horror, guerra, aviazione e detective. E questo invece è il famoso Black Mask. Questo è il numero di Black Mask in cui esce il Falco Maltese, il romanzo di Hammett, che viene pubblicato a puntate. Negli anni 30, però, appunto, c'erano
i Pulp Magazine. I Pulp Magazine, come vi dicevo, pubblicavano detective stories, pubblicavano aviazione, storie di guerra, e non pubblicavano opere a contenuto sessuale esplicito. Mentre invece il noir, come abbiamo visto, dal postino sono sempre due volte e poi, si occupa principalmente di temi sessuali. Il noir diventa davvero forte nella produzione americana con l'avvento dei cosiddetti paperback originals. I libri di questa casa editrice sono Gold Medal Books. I paperback, cosa succedeva? La Gold Medal Books fa un contratto e fino a quel momento i paperbacks, cioè i volumi economici, potevano pubblicare soltanto delle riedizioni di altre opere. La Gold Medal invece può cominciare a, grazie a questo contratto, a pubblicare direttamente delle opere originali, non solo delle ristampe, e quindi mettere in commercio delle opere che non avevano avuto un'edizione prima costosa, ma escono già in edizione economica. Hanno un successo enorme, tanto da creare negli anni successivi, dal 49 in poi, una serie di altri imitatori. Questo per esempio era Lion. E creano soprattutto un mezzo fondamentale per il noir. Il noir non esce nelle riviste pulp, questo è un altro degli equivoci in cui spesso incontriamo, ma esce come romanzetti di 150-200 pagine, non più lunghi di questo, per i volumi appunto in volume, con queste copertine che ricordavano quelle del pulp. Questo è Jim Thompson, considerato il Dostoevsky del pulp, è un autore bravissimo, è un autore notevole, e vedete già The Killer Inside Me, il killer dentro di me, tradotto in italiano con l'assassino che è dentro di me. Questo è David Goodis, conosciuto anche come David Crewe, Logan Claiborne e Lance Kermit. Molti di questi scrittori pulp hanno ovviamente più nomi. Hanno più nomi perché pubblicano molto e quindi devono, in qualche modo, pure pubblicano, non so, romanzi noir, ma pubblicano anche hard boy, pubblicano anche romanzi di guerra, pubblicano western. Hanno bisogno di nomi, di diversi nomi, diversi alias. David Goodis, queste sono tre copertine. Nel frattempo sono arrivate anche quelle italiane, col giallo Mondadori. Però vedete i titoli, questo è Nightfall, tradotto con Il buio nel cervello. Di solito sono storie di uomini che perdono la testa e non capiscono più niente, hanno dei momenti dovuti all'alcolismo o ad altro. Questo fantastico C'è del marcio in Vernon Street, bellissima traduzione italiana di The Moon in the Gutter, cioè la luna nelle fogne. C'è del marcio in Vernon Street. E poi c'è questa Street of No Return, solo gli spietati sopravvivono a River Street, dove finisce l'asfalto e comincia la giungla. Street of No Return, c'è questo uomo distrutto dall'alcol, distrutto dalle donne, non si capisce bene, però distrutto dalla povertà. Charles Williams, un altro grande scrittore, Hell Has No Fury, l'inferno non conosce la furia, tradotto in italiano con Il posto caldo, con un significato sessuale abbastanza esplicito. Questo è Jonathan Latimer, un altro autore che si muove fra detective stories e noir. Solomon's Vineyard, la vigna di Salomone, vedete, c'è quest'uomo che è a terra ai piedi di una donna fatale, evidentemente. E poi c'è questo fantastico titolo italiano, che è abbastanza simile a quello inglese, perché gli ha rubato la testa di zio Tobias, è uno dei più bei titoli che io conosca, e in effetti in originale La ricerca per la testa di mio nonno. Non è più lo zio, è diventato il nonno, ma non importa, è uncle, great uncle. Prozio sarebbe esattamente, anzi, la testa di mio prozio, però l'italiano in effetti, chi ha rubato la testa di zio Tobias, questo, non so se vedete, no, non riesco a ingrandire, però appunto c'è questo uomo seduto senza testa. Vi leggo l'inizio di La vigna di Salomone, che poi è la storia di un detective che deve salvare una donna che è finita nelle mani di una setta. Queste sono proprio le prime righe. Da come ancheggiava in quell'abito di seta nera, capì che doveva essere una che se la cavava bene a letto. Sotto la stoffa aderente i muscoli si muovevano con morbidezza e disinvoltura. Vidi che c'era sostanza lì e controllo perfetto. E ragazzi, sono proprio queste le cose che mi piacciono in una donna. Ecco, questo è un inizio classico di un noir in cui ovviamente finirà malissimo, questo personaggio sarà in preda a questa donna che poi non è la stessa, però comunque
sembra all'inizio chiaramente una mascolinità molto, molto forte e prepotente. In realtà vedremo poi che alla fine sono sempre questi uomini, sono sempre, quasi sempre vengono sbeffeggiati e manipolati dalle donne fatali, che molto spesso finiscono male, anche le donne fatali, però il detective o il personaggio del noir rimane anche dopo la morte della donna fatale ossessionato da questa esperienza che l'ha segnato terribilmente. Questo è il più grande scrittore di noir americano, si chiama Cornel Woolrich. Notate che sono nomi assolutamente sconosciuti, non li trovate, a parte James Cale, ma gli altri sono nomi che non trovate assolutamente nelle storie della letteratura americana. Cornel Woolrich è noto anche come William Irish e George Oakley. Vedete che è quello più noir fin dalle foto. Gli altri, tutto sommato, non è che fossero particolarmente, vedete, sono bei ragazzoni americani, insomma. Cornel Woolrich già è uno di quelli che soffre, cioè si vede che è un po' un personaggio. Lui scrive, tanto per intenderci sui titoli, La sposa in nero del 40, Il sipario nero del 41, L'alibi nero del 42, L'angelo nero del 43, Il sentiero nero della paura del 44, Walzer nell'oscurità del 47, Appuntamento in nero nel 48. Quindi capite bene che c'è un po' un'ossessione. È un personaggio, La sposa in nero, poi Truffone farà un film. E Cornel Woolrich scrive anche un racconto da cui poi Hitchcock trarrà La finestra sul cortile. Quindi è un personaggio che era, poi trova una sua dimensione anche all'interno dei film dell'epoca, anche con autori appunto che non sono di serie B come Truffaut in Francia o Hitchcock in America. Per intenderci sul personaggio, su come appunto anche questi personaggi diventano dei personaggi noir, gli autori diventano quasi, vivono all'altezza della fama dei loro personaggi, questo è un breve resoconto degli ultimi anni di vita di Woolrich. La madre di Woolrich, lui era... probabilmente omosessuale, si sposa, ma il matrimonio fallisce nel giro di pochi mesi, torna a vivere con la madre, non riesce a staccarsi dalla madre. La madre muore nel 57 e comincia questo declino mentale e fisico di Woolrich. Si sposta da un hotel all'altro, vive dentro degli hotel, vive in questo decrepito hotel Marsiglia di Harlem, si sposta a Central Park perché ovviamente ha un po' di soldi e poi va allo Sheraton, addirittura a Park Avenue, però vive come un virtuale recluso, ha una sessantina d'anni, ci vede sempre meno perché del diabete, solo, colpito psicologicamente, ferito da quei sensi di colpa per la sua omosessualità, torturato dall'alcolismo, pieno di dubbi, per di più anche diabetico. Woolrich comincia a comportarsi in modo assolutamente non curante, fino a che un'infezione al piede diventa cancerosa e quindi devono amputargli una gamba. Dopo l'amputazione si converte al cattolicesimo, ritorna allo Sheraton Russell, confinato per anziani a rotelle. E si occupa di loro i personaggi di persone dello staff, lo portano nella lobby, nell'atrio, così che può guardare il traffico che passa. E questa sorta di avvizzito personaggio su una sedia a rotelle è una sorta di versione più dark del personaggio, appunto, di un suo personaggio che era James Stewart nel film di Hitchcock, La finestra sul cortile. Ed alla fine, appunto, Woolrich morirà poco dopo, insomma, capite appunto come si confonde in questo caso in modo molto chiaro il personaggio con i suoi losers. Allora, in conclusione, per finire questa prima parte, le opere noir, che si tratti di film, di romanzi o di short story, come scrivono Roy e Penzler nell'introduzione di una loro antologia di noir, sono le opere noir sono delle storie pessimiste, esistenziali, su gente con protagonisti che hanno dei seri problemi, sia dal punto di vista psichico, sia dal punto di vista etico. Il tono generalmente è nichilista e disperato, ci sono dei personaggi che sono particolarmente avidi, lussuriosi o invidiosi, pieni di rancore, un po' alienati, e man mano queste loro caratteristiche li conducono a una spirale sempre più vorticosa, con tutti i loro progetti, i loro schemi che inevitabilmente finiscono malissimo. Di solito c'è un momento in cui un turning point, che molto spesso è causato dall'incontro con la donna fatale, che genera questo,
questo stravolgimento, per cui non sono più in grado di controllare quello che sta succedendo. E quindi sono sempre più intrappolati in una rete paranoica dalla quale non riescono più a uscire. Questi sono i temi principali del noir. Dal punto di vista più accademico, se volete, il Cambridge Companion to American Crime Fiction vi dice che i temi centrali del noir sono l'effetto corrosivo del denaro, il significato, l'insignificatezza e l'assurdità dell'esistenza, le ansie sulla mascolinità e la burocratizzazione della vita pubblica, un fascino per il grottesco e un flirt, ma al tempo stesso anche una repulsione per la psicoanalisi freudiana. La psicoanalisi freudiana aveva avuto un grandissimo successo in America negli anni 30, era stata popolarizzata, per cui spessissimo trovate nei film delle analisi freudiane veramente di bassissima lega, complesso di Edipo, vabbè, pensate solamente a Psycho, no? Insomma, che siamo un po' più tardi come periodo, però c'è proprio un complesso di Edipo portato all'ennesima potenza. Abbiamo visto subito prima, questo a un certo punto compare qualcosa. Avete visto insomma, che l'edizione film noir nasce dal francese, no? E in effetti è un grande successo il romanzo noir, e non il romanzo di Tech, ma il romanzo noir, proprio in Francia. Il film noir nasce proprio da, in realtà deve il suo nome a una serie che si chiama La Serie Noir, creata da Marcel Duhamel nel 1945. E cominciano a pubblicare in modo massiccio produzioni americane di tipo appunto noir, e questo coinvolge e affascina molto i nuovi scrittori esistenzialisti, Sartre, particolarmente però Camus è affascinato da questa nuova letteratura, perché gli eroi noir per lui sono una sorta di simbolo di questo che è perché concepiscono l'esistenza come qualcosa di assurdo, sono presi hanno un atteggiamento verso la vita che ricorda molto quello degli esistenzialisti. Quindi qui c'è un primo passaggio, in Francia, un sistema narrativo che è pensato per il grosso pubblico, senza particolari esigenze, che si basa su, esce su riviste o su libri di bassa lega, va a affascinare invece degli scrittori che stavano proponendo invece un messaggio filosofico esistenziale, che sono appunto Sartre, ma soprattutto Camus. Ora però c'è un problema, che i due autori di romanzo nero più ammirati e tradotti in francese sono James Audley Chase e Peter Cheney, cioè due scrittori inglesi e non americani. E questo è un elemento interessante. Questo è un esempio della serie noir, vedete Gallimard, ed è un romanzo di Chandler, in grande sono, tradotto in francese da Borivian, eccolo qua. Borivian era un grandissimo scrittore del dopoguerra, suonatore di jazz. Il jazz è la colonna sonora di tutti i film noir, c'è sempre questo in sottofondo del jazz, oppure scene ambientate nei locali in cui si suona jazz, eccetera. Borivian, a sua volta, scriverà un libro con il nome di Vernon Sullivan, lui fingerà che sia una traduzione, e questa è l'edizione francese, Girard Craché sur vos tombes, cioè sputerò sulle vostre tombe, ed è la storia appunto scritta, secondo Vian, da Vernon Sullivan, in realtà la scrive lui e finge che sia una traduzione dall'americano. Tutto quello che era appunto americano in quel momento vendeva, ed è la storia di un nero americano che secondo Vian viene censurato in patria, mentre invece in Francia il romanzo ha un grandissimo successo. Vian morirà giovanissimo, fra l'altro morirà al cinema vedendo un film tratto da una sua opera che non gli era piaciuto assolutamente, e lo troveranno morto alla fine della proiezione. Che succede invece in America, in Inghilterra? Abbiamo visto che appunto i due scrittori più popolari in Francia come scrittori noir non sono americani, ma sono inglesi. In Inghilterra c'è un problema, lo spazio per la detective, per la crime fiction, è praticamente già tutto colonizzato da quel tipo di romanzo che l'America aveva messo da parte con l'Hard Boy School. Cioè quello che predomina in Inghilterra è il tipo deduttivo. Abbiamo appunto esattamente quello che in America non andava più da tempo. Negli anni 30 c'è il detective ancora all'opera, c'è il modello Sherlock Holmes,
ma neanche tanto, più che altro modello Agatha Christie. E infatti, se andiamo a vedere le date dei romanzi più famosi di Agatha Christie, sono proprio gli anni 30. E negli anni 30 c'è, proprio nel 30 esce l'assassinio The Murder at the Vicarage, non mi ricordo come è tradotto in italiano, che, dove compare Miss Marple, una delle due detective di Agatha Christie, l'altro è Poirot. Poi c'è nel 34 l'assassino sull'Oriente Express con Poirot, la morte sul Nilo del 37, 10 piccoli indiani del 39. Sono quattro fra i romanzi più famosi di Agatha Christie ed escono insieme a un'altra decina di romanzi proprio negli anni 30. In pratica è dominante in Inghilterra il modello del detective intellettuale, il detective che non si fa coinvolgere, il detective che pensa ancora all'assassinio come gioco intellettuale. Di conseguenza il noir, per svilupparsi, abbiamo visto che c'è la prima fase del noir in America, invece è la detective story. In Inghilterra no, non c'è questo passaggio. Esiste effettivamente un hardboiled inglese, ma un hardboiled all'americana che copia letteralmente i romanzi americani, spessissimo con l'ambientazione americana. Questo è un autore inglese, quello tradotto dalle francesi, James Hardley Chase. In realtà si chiamava René Brabazon Raymond, quindi capite che non poteva assolutamente andare col suo vero nome spacciarsi per uno scrittore di gialli duri, di gialli hardboiled. Chase ambienta tutti i suoi romanzi in America, e anche se non c'era mai stato. E quindi fa un'operazione assolutamente di copiatura dei romanzi americani. Altro è Peter Cheney, che si chiama Reginald Evelyn Peter Southouse Cheney, quindi capite, anche lui è costretto a cambiare nome, prende solamente un nome, il cognome, e tiene solamente il proprio Peter come nome, non potete chiamarsi Reginald Cheney, non è affatto un nome da duro. Questo è il più famoso romanzo di Chase, No Orchids for Miss Blandish, Nessuna Orchidea per Miss Blandish. Sono romanzi molto che accentuano molto di più davvero sono a metà fra l'hardboiled e il noir. No Orchids for Miss Blandish è la storia di una ereditiera di Kansas City che viene rapita da una banda di piccoli criminali. Questa è un'altra copertina, I'll Get You for This, anche questa non male. Questo è Peter Cheney, vedete, con un'itra tipicamente da gangster americano, This Man is Dangerous, questo uomo è pericoloso. E anche qui c'è una donna fatale che non è affatto bella, vedete, non è che sia bellissima, anzi, però è pericolosissima lo stesso, con un detective che si chiama Lemmy Caution. Lemmy Caution che peraltro sarà utilizzato da Godard in un suo film, tanto per indicare come in Francia il noir diventa molto presto attrazione degli intellettuali. C'è un saggio interessante di Orwell, 44, proprio su Chase, che dice appunto che in Inghilterra hanno un grande successo le riviste pulp, però quando scoppia la guerra non arrivano più queste riviste pulp, le imitazioni inglesi del pulp magazine non esistono o sono poca cosa, esistono ma sono poca cosa comparato all'originale, eppure chi ha grande successo è proprio questo Chase. Ora, la cosa interessante è che Orwell introduce, parlando di Chase, parlando dell'hardboiled inglese, che appunto abbiamo visto copia quello americano, introduce degli elementi politici e dice: molta gente, dopo aver letto No Orchids, il romanzo di Chase, hanno osservato con me che è puro fascismo. È una descrizione corretta, anche se il libro non ha la minima connessione con la politica e ha molto poco a che fare con problemi sociali o economici. Nel suo mondo immaginario di gangster, Chase presenta una versione distillata della scena politica moderna, in cui cose come non è il bombardamento di massa, ma le bombe buttate addosso a persone normali, l'uso degli ostaggi, la tortura per ottenere confessioni, le prigioni segrete, l'esecuzione senza processo, picchiare la gente con manganelli di gomma, sono cose normali e del tutto neutrali da un punto di vista etico, perfino ammirevoli se sono fatte in modo ampio e coraggioso. Ora, non ci interessa tanto il commento di Orwell, quanto il fatto che introduce un elemento politico, perché questo è l'altro momento di passaggio. C'è in Inghilterra una cosa che manca completamente in America, cioè i romanzi noir inglesi e i romanzi hardboiled inglesi sono
sono tutti impegnati politicamente. Quello che è interessante è che, per esempio, i romanzi di Chase o di Cheney, americanizzati, che usano appunto questa atmosfera americana che ricopiano praticamente i romanzi americani, sono tutti scritti da autori che sono di destra. Peter Cheney era fascista, partecipò attivamente al movimento fascista inglese. Chase, abbiamo visto, viene accusato apertamente da Orwell e non è colpito per niente di essere fascista. Ora, se però, come si spiega tutto questo? Si spiega con un semplice fatto: se il noir americano ha fra i suoi precursori la storia hard-boiled, quello invece inglese ha come precursore le spy stories, cioè le storie di spie. Prendiamo un tema tipico, il tema dell'uomo in fuga, che è un tema che troviamo tantissimo nelle spy story. Poche volte troviamo anche in America. Ora, la storia è la stessa, c'è un uomo che scappa perché è successo qualcosa, tipo ha trovato un cadavere, per esempio, per cui ha capito di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, oppure inseguito dalla polizia, o inseguito dai gangster, eccetera. Poche volte in Inghilterra questo tema è declinato all'americana, cioè c'è un fatto, questo personaggio è finito nel posto sbagliato al momento sbagliato e deve fuggire. Molto più spesso in Inghilterra ci sono dei sottintesi politici. Nel 38 c'è un romanzo che poi diventa film, The Drive by Night, in cui c'è la storia di un personaggio che esce dal carcere, per esempio, trova la sua fidanzata che è stata uccisa, ovviamente ha paura che lo accusino e fugge con dei camionisti verso il nord dell'Inghilterra. Però molto più spesso abbiamo invece dei sottintesi politici che derivano direttamente dalla spy story. Vi faccio degli esempi. Il primo romanzo di spionaggio, considerato il primo romanzo di spionaggio in Inghilterra, è questo di John Buchan, I 39 scalini, che però c'è tutta una storia, una vicenda di un uomo in fuga, inseguito per tutta l'Inghilterra dai tedeschi, quindi dai nemici dell'Inghilterra in quel momento, prima guerra mondiale. Negli anni 30-40, Eric Ambler, che è uno dei maggiori scrittori di spy stories, sono tutti autori anche in Inghilterra che non trovate nei manuali di storia letteraria, scrive una serie di romanzi in cui ci sono uomini in fuga per l'Europa. Questo viaggio nella paura è un ritorno in patria, un personaggio che sta in Turchia deve tornare in nave in Inghilterra, però sa che su quella nave c'è qualcuno che vuole ucciderlo, ma non capisce chi è fra tutti quanti quelli che sono presenti sulla nave, però è strettamente collegato, sa che questa persona è un nazista che lo deve uccidere perché lui non ha aiutato i turchi a sviluppare un'arma. Ancora più clamoroso è Geoffrey Household, un personaggio completamente sconosciuto, vedete eccolo qui, un signore normale con il fucile in mano. Perché il fucile in mano? Perché nel 39 esce il suo romanzo Rogue Mail, un romanzo noir in cui c'è un personaggio che è in fuga, anche qui, perché è in fuga? Perché ha tentato di uccidere un uomo politico straniero, che ovviamente è Hitler, con un fucile, e da quel momento è costretto a fuggire e arriva in Inghilterra, e anche in Inghilterra è costretto a fuggire perché ci sono varie vicende. Quindi l'uomo in fuga, un altro ancora è Graham Greene, uno scrittore, questo lo trovate, è canonico, e Graham Greene esordisce, negli anni 30 scrive vari romanzi, tra cui questo A Gun for Sale, in cui c'è un personaggio che è quello che il sicario, questo Gun for Sale, una pistola in vendita, che uccide un uomo politico senza sapere assolutamente di chi si tratti, e questo atto può scatenare una guerra mondiale. È un romanzo del 36, quindi si respira già aria di guerra. E poi, dopodiché, è costretto a fuggire perché ovviamente i suoi mandanti lo tradiscono, eccetera, eccetera. Però capite appunto questo tema dell'uomo in fuga, che in America aveva una declinazione solamente esistenziale, in Inghilterra assume invece un significato sempre politico e spessissimo collegato anche alle opinioni dei loro autori che nell'atmosfera inglese degli anni 30, caratterizzata da un impegno politico molto forte, sono spesso anche persone schierate politicamente a sinistra. Ad esempio, più classico è Graham Greene, ma anche gli altri hanno spesso una militanza politica antifascista e antinazista. Quindi questo è un elemento importante, così come appunto anche Patrick Hamilton partecipa alla
alle attività del Partito Comunista Inglese, eccetera. Vado rapidamente verso la fine, dato che sono le 7:25, ho controllato adesso l'ora. Vi segnalo soltanto altri due o tre elementi. Abbiamo quindi pochi detective nel noir inglese. I detective che abbiamo appunto sono o di tipo tradizionale alla Agatha Christie oppure copiati dagli americani. Però ci sono molti personaggi che sono dei perdenti, esattamente come nel noir americano, ma forse ancora più banali e comuni. Ancora una volta, molte spy stories del periodo presentano gli uomini comuni che sono coinvolti in vicende che non riescono a controllare. Hitchcock è bravissimo in questo, ricordiamoci che Hitchcock è inglese, anche se poi i suoi film di maggiore successo li fa in Inghilterra. Patrick Hamilton scrive, per esempio, questo Hangover Square, che è la storia di uno psicopatico che ogni tanto perde il controllo e decide che deve uccidere la donna di cui è innamorato, che sta insieme a un fascista e che si esalta quando sente parlare Hitler, eccetera. Hamilton è un alcolizzato, è quello che scrive a una vita personale abbastanza complicata anche lui, esattamente come Cornel Woolrich. Gli inglesi introducono anche un altro personaggio. Non ci sono i detective, pochi detective, poche donne fatali, perché appunto non hanno anche quella di Patrick Hamilton non è una donna fatale, è lui che è semplicemente una ricetta che vuole sfruttare il protagonista per le conoscenze che ha, ma non ha niente da donna fatale, è un personaggio squallido. C'è invece un personaggio che non c'è in America, ma c'è in Inghilterra, è lo Spiv. Lo Spiv è quello che fa la borsa nera, è quello che si vede ogni tanto nei film, che apre la giacca e mostra dentro gli orologi, come in questo caso qui, delle calze di seta, qui, e qui cammina sullo sfondo di questa copertina di un romanzo di Ben Sarto. Questo Spiv, appunto, era un personaggio tipicamente inglese, squallido, di uno squallore assoluto, che non è neanche la forza dei loser di Cornel Woolrich, ossessionati da qualcosa che finiscono in un vortice di paranoia. Sono personaggi squallidi e basta. E ne abbiamo un esempio in Night in the City di Gerald Kersh. Gerald Kersh, lo vedete qui, era un personaggio anche lui che si rovinò per storie d'amore andate male, che pubblica Night in the City. Night in the City è la storia di uno Spiv, appunto, di un personaggio della piccola malavita londinese che vuole mettere su un traffico di imbrogli nelle partite di wrestling. Cioè, capite, parliamo proprio di squallore più totale. E alla fine vive alle spalle di una donna che sta a prostituire, alla fine cerca di venderla a un'altra associazione e viene arrestato. Questa è la storia di Night in the City. Uno squallore, uno dei romanzi più squallidi che si possono concepire. Sono personaggi che non hanno la grandezza degli equivalenti americani, ma sono davvero dei personaggi di bassissima lega. E Gerald Kersh scrive appunto Night in the City. È curioso che l'edizione ne fanno un film hollywoodiano che finisce invece con il protagonista che si sacrifica per amore della donna amata, tanto per capire che tipo di trasformazione viene fatta. Questo invece è un altro esempio di noir all'inglese, si chiama La faccia on the cutting room floor, nella sala di montaggio. Ed è un romanzo sperimentale, una strada diversa che prende già l'inglese, un po' come succede in Italia con quel pasticciaccio brutto di Gadda. Definito una detective story with a difference, detective stories che pone fine a tutte le storie detective, oppure un who done it and who wrote it. Perché? Perché esce col nome di Cameron McCabe nel 37. È la storia di una donna che viene uccisa, appunto, di un'attrice che viene uccisa nella sala del montaggio perché hanno chiesto di tagliare la parte, tagliare la sua parte in un film. Trovano questa donna che viene uccisa, ma non è tanto quello che com'è la storia, ma il fatto che venga raccontata in un certo modo da questo autore che nessuno conosceva, Cameron McCabe. Anni dopo, negli anni 80, si scoprirà perché un who wrote it, si scoprirà che era questo Ernest Borgmann, che era un esule, era fuggito dalla Germania perché era comunista, amico di Bertolt Brecht, finisce in America, in Inghilterra, lavora nel cinema, appunto, e scrive un romanzo sapendo pochissimo l'inglese, tra l'altro, lo parlava da un paio d'anni,
viene arrestato quando scoppia la guerra, portato in Canada, ritorna e dopo tanti anni il libro viene ripubblicato e si scopre appunto che è un famoso jazzista e sessuologo, nel frattempo invecchiato, e lo intervistano. Ma è un romanzo veramente interessante, tra l'altro appunto a un certo punto cambia narratore, a metà il narratore cambia e diventa un giornalista che racconta quello che è successo, c'è un motivo, è costruito come, appunto come un montaggio cinematografico. Il personaggio che però mi piace di più è questo, è Julia McLaren Ross. Julia McLaren Ross, se avesse scritto quello che aveva pensato, sarebbe stato lo scrittore più prolifico del mondo. In realtà passa il suo tempo al pub a bere e racconta le sue storie. Scrive pochissimo, scrive dei romanzi, un paio di romanzi li scrive, ma sono brutti, romanzi di perdenti, di gangster, vedete come si atteggia anche lui un po' all'americana, però non scrive niente di importante, ma racconta tantissimo. Chi lo sentiva parlare racconta appunto di questa sua fascinazione, in grado di tenere la gente al bancone del pub per ore e ore. In realtà poi si rovinerà anche lui, morirà abbastanza giovane, a 50 anni, per gli eccessi alcolici, passerà e anche di anfetamine, perché per scrivere scriverà molto giornalismo e scriverà fra l'altro dei saggi interessanti sul noir inglese, però tirandosi su con anfetamine e altro, quindi questo lo porterà anche a una paranoia sfrenata. Si innamora anche della moglie di Orwell a un certo punto della sua vita, perché è ossessionato anche lui dal fatto che deve uccidere una donna. Ecco, queste sono, e qui mi fermo, nel senso che non... se c'è rimasto ancora qualcuno? Sì, Paola, sì, sono ancora. Agli anni 50, perché poi dopo un po' tutto cambia. Poi ci sarà il mio noir anche in Inghilterra, comincia negli anni 60, ma ovviamente non c'era tempo. Mi serviva un po' vedere quali erano le coordinate del noir e vedere come, appunto, già abbiamo visto in Francia e in Inghilterra come diventano due cose, in Francia completamente diverso, ma anche in Inghilterra alcune storie che sembrano le stesse in realtà assumono significati diversi, perché tutto è molto più politicizzato, per esempio, in Inghilterra. Quindi ci sono dei cambiamenti, anche se le storie possono sembrare uguali, in realtà ci sono delle differenze significative. Okay. Credo che mercoledì invece con Paola andremo più verso i nostri contemporanei, vero? Sì, diciamo che in realtà mercoledì, io appunto parlerò di Giappone, parlerò appunto del romanzo giallo che viene ispirato dall'Arboil americano, e in realtà partirò proprio da quando tu ti sei fermato, cioè quindi diciamo dagli anni 40-50. Ci siamo organizzati, poi Edoardo appunto nell'ultimo appuntamento parlato di Latin America parlerà effettivamente di un periodo ancora più recente, quindi direi che in realtà ci siamo in qualche modo sincronizzati. Però grazie per questo viaggio in realtà nelle origini del noir, che è stato molto interessante. Le copertine dei libri sono fantastiche, sono le cose più belle. A volte non serve neanche leggere i romanzi, sono le copertine talmente belle che anche i titoli. Esatto, per dire, secondo me sono bellissime le copertine, i titoli, le traduzioni italiane sono meravigliose, perché sono veramente appunto. E del marcio in Guerno Street rimane, ma comunque quello di Zio Tobias non l'ho letto in realtà. Zio Tobias anche quello, perché il titolo non è molto accattivante effettivamente, questa cosa che fino a fatto. No, Jim Thompson è bravissimo. Per esempio c'è un romanzo noir americano che si chiama You play the red and the noir comes in, cioè tu punti sul rosso ed esce il nero, che è proprio tipico del noir e dell'USA, dello sfigato del perdente americano, no? Proprio era un libro della Black Lizard che ha ripubblicato poi tutti questi romanzi negli anni fra l'80 e il 90, ma cioè il ritorno, il revival del noir. Sì. Quindi no, è un discorso, sai, che a me piace e poi mi affascina tutto il mondo del noir e della detective fiction. In realtà il nostro pubblico però è molto silenzioso, non vedo domande, non vedo commenti sulla chat. Forse non c'è. No, finta di esserci, sono... ovviamente sono degli autori veramente perfettamente, dei perfetti sconosciuti, non... conosciuti forse, io ho trovato anche
le liste dei giallisti in cui dico quali sono i 100 migliori gialli, sono quasi sempre quelli di Agatha Christie, di Conan Doyle, eccetera, che si identificano con loro il genere giallo, quello che chiamiamo il genere giallo. In realtà, appunto, gli inglesi e gli americani fanno mille distinzioni, ci sono tantissimi sottogeneri e la Boyle è appunto uno di questi. Sì. C'è una domanda in realtà, José ci chiede: per caso esiste nella letteratura più recente la figura dell'homme fatale? Sarebbe un modo interessante di rivedere certi stereotipi. L'homme fatale è un po' anche Humphrey Bogart, è un po' homme fatale. Nel discorso sulla mascolinità degli anni 30-40 c'è in ballo, cioè come vi dicevo spessissimo, finiscono male le femme fatale e gli uomini fatali rimangono in questo ricordo. Però a volte no, a volte invece succede che l'uomo fatale riesce a sposare la donna fatale e a domesticarla, quindi in questo caso diventa lui l'uomo fatale che distrugge la donna, quindi distrugge questa indipendenza femminile, quindi un po' c'è anche nel noir originario. Che esista, si starà sicuramente, in questo momento non mi viene in mente neanche una figura di uomo di... Beh, American Psycho, Colin Bateman di American Psycho di Bret Easton Ellis è un po' un uomo fatale. Quindi c'è questo, non fa distinzione fra uomini e donne, distrugge chiunque passa. Ricordiamoci che l'uomo fatale è una tradizione nell'eroe byroniano, è un uomo fatale che soffre ma al tempo stesso distrugge tutto quello che tocca, quindi esisteva già nell'Ottocento. Poi viene un po' dimenticato che la femme fatale da fine Ottocento in poi prende posto, e poi soprattutto Hollywood, la figura della vampira che viene spesso evocata in questi romanzi noir, Teda Vara, un'attrice specializzata in ruoli di vampire che distrugge gli uomini che incontra, eccetera, elimina un po' l'uomo fatale, e l'eroe byroniano ha un certo calo. Anche di recente, sinceramente non mi viene in mente niente, effettivamente. Bisognerebbe vedere i romanzi scritti da donne, adesso ovviamente sono moltissimi detective novel scritti da donne, però non mi vengono in mente. Adesso sto pensando, anche a me non viene in mente, a parte appunto quello che hai già detto tu, mi viene in mente, perché sto pensando, sì, io sto pensando anche alla letteratura giapponese, dove pure la femme fatale è una figura che ha un notevole successo, non solo peraltro nella detective fiction o comunque nel noir hard-boiled, ma anche in altri generi. Però anche in realtà le donne che scrivono detective fiction, soprattutto sto pensando, se non so, negli anni 50, 60, eccetera, e che magari vedono anche delle protagoniste, o anche più tardi, che vedono delle protagoniste, come protagoniste delle detective donne, però non c'è la figura dell'homme fatale. No, anche... In questo senso, cioè c'è, a volte sì, c'è la fascinazione per ovviamente il criminale, però non dipinta in questi termini, sì. Sì, anche sto pensando anche ai francesi, no? Tutti i ruoli che hanno Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, eccetera, però non sono uomini fatali, così come esiste un uomo fatale che utilizza la seduzione come modo per ottenere... cioè, ci sono ancora, la femme fatale funziona, cioè sto pensando a Basic Instinct con Sharon Stone, che è rimasta attaccata poi a quel personaggio per decenni, anche dopo, che è esattamente una femme fatale che distrugge quel deficiente di come si chiama Michael Douglas, che ha quell'aria sempre inebetita, e fa bene, insomma, non tutti siamo dalla sua parte. Ecco, forse c'è molta più di recente, c'è molta più solidarietà per le femme fatale di quanto ci fosse negli anni 30, cioè sono tutto sommato dei personaggi migliori degli equivalenti maschili. Sì. Però sì, appunto, esistono dei criminali affascinanti, però non sono l'equivalente delle femme fatale. No, assolutamente, infatti, anche a me non viene in mente nulla.
vediamo se intanto arriva qualche altra domanda, però anche tutto il discorso appunto del cinema, è stato menzionato in Free Bogart, anche il discorso del cinema è molto, molto interessante. Per esempio io, va bene, conosco molto di più il cinema noir effettivamente che non i romanzi, no? Magari tanti romanzi non li ho letti, ma ho visto appunto invece i film, sì. Stavo pensando sì, anche all'Uomo Ombra, tu prima hai fatto vedere, no? L'Uomo Ombra, sì. C'è il film, però poi c'è stata anche una serie comunque di film. Sì, perché a Climate non partecipa, a Climate non partecipa, che L'Uomo Ombra è un grande successo perché unisce i due sì. generi, hard boiled, ma anche molto commedia sentimentale. La commedia, sì, la commedia sofisticata, la commedia sentimentale sofisticata, e quindi c'è questa serie. La coppia quindi permette l'identificazione sì. anche della donna nel personaggio femminile, che è un po' secondaria, però c'è, insomma, non ha un suo ruolo. Sì, infatti poi avanti per due o tre, quattro film fa L'Uomo Ombra, non mi ricordo. Sì, sono diversi. Io mi ricordo che appunto di averli visti, ma un sacco di anni fa, però ce ne sono secondo me forse 4-5 o una cosa così, sì. Sì, e a me credo che sia solamente nel primo, poi dopo sì. avanti per conto proprio. E sì. non è neanche fedelissimo, però la fedeltà è relativa, nessuno di questi romanzi è molto non è un criterio, no, quella della fedeltà, esatto, effettivamente. Va bene, non vedo per il momento altre domande, visto che ormai sono quasi le 7:15, quindi abbiamo superato abbondantemente l'ora dell'aperitivo. Se Gino, se non vuoi aggiungere nulla, possiamo... Niente di particolare, se non che adesso aspettiamo il parere di Maurizio Ascari, che è il maggiore esperto di Noir & Fiction, che ha promesso che non vedrà in diretta, però cercherà questa, non in streaming, ma diretta. Il video rimarrà disponibile comunque, come sempre, sul canale YouTube di Nipop. E bene, allora io ringrazio tantissimo Gino Scatasta per aver partecipato stasera, per aver collaborato appunto alla realizzazione di questo piccolo ciclo di incontri. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, e il prossimo appuntamento è per mercoledì prossimo, se non sbaglio il 12 di maggio, sempre alla stessa ora, 18:30, sempre sulla pagina Facebook e il canale YouTube di Nipop, dove parleremo questa volta appunto di Hardboiled, però in versione giapponese, quindi ci trasferiamo oltreoceano. Grazie ancora a tutti e grazie appunto ai colleghi del gruppo di ricerca Power to the Pop, e bene, vi aspettiamo per il prossimo appuntamento. Buona serata e grazie ancora per aver partecipato. Grazie a tutti, salutiamo Anna. Ah, c'è anche Anna, anche se usa uno pseudonimo anche lei, perché è noir. Io sono un pseudonimo perché anche lei è noir, esatto. Grazie a tutti. Allora chiudiamo la diretta e buona serata.